is that it's important to have children and to create the new generation. And as simple as it sounds, if people do not have children, there is no new generation. So I very, very much strongly recommend that, I'm very much in favor of humanity expanding and creating a bright and exciting future for the world. And but fundamental to the furtherance of human civilization is having humans. As simple and basic as that sounds. Every year I look at the birth rates and I'm like, it's kind of a bit depressing because birth rates seem to decline every year. And I think that perhaps my biggest advice to leaders, to government leaders and to the people in general. Buongiorno, allora apriamo con le parole di Musk ieri ad Atreio, la festa di Fratelli d'Italia. È stata una giornata importante, di Rama e tanti altri sono passati da lì, poi ne parleremo, hanno affrontato la questione dei migranti, ma oggi tra l'altro si conclude Atreio a Roma con il discorso di Giorgia Meloni intorno a mezzogiorno, però le parole che avete sentito sul palco ieri di Musk hanno fatto molto discutere, stanno facendo molto discutere. Il titolo di Libero oggi è Musk fa impazzire la sinistra, perché? Perché avete sentito che ha parlato di dovete fare più figli, ha detto, di natalità, lui ne ha 11, si è presentato tra l'altro sul palco con uno dei suoi figli piccolino in braccio perché non voleva, insomma, voleva stare con il papà, però il dato è che insomma poi queste parole arrivano da chi quei figli, gran parte di quei figli li ha avuti attraverso la gestazione per altri, e quindi naturalmente poi alcune cose dette da quel palco la sinistra ha immediatamente replicato che si tratta di ipocrisia, ma partiamo da qui naturalmente, poi vedremo cos'altro è stato detto. Certo è che di diritti si è parlato molto, sono stati una settimana, 10 giorni che hanno visto al centro anche un'altra protagonista che è Paola Concia, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sapete naturalmente ormai tutto, doveva avere un compito per un progetto, poi è stato ritirato, insomma adesso magari accenneremo anche a questo. Do il buongiorno anche a Francesco Anfossi, collega giornalista di Famiglia Cristiana. Buongiorno. Collegamento anche lui, buongiorno. In studio con me Claudia Fusani, riformista. Buongiorno. Riformista. Sì, siamo sempre lì. Siamo sempre lì. E Sandro Iacometti, Libero. Buongiorno, buongiorno Sandro. Buongiorno. Allora, Paola, intanto chiedo a te che effetto ti hanno fatto queste parole, che tra l'altro tu sei stata ospite di Atreio. Cioè, sì, sono stata venerdì mattina. Con conseguenze anche. Con conseguenze, dice Iacometti. Con conseguenze. È un destino. Sì, è un destino, ma io sono, siccome sono sempre stata così, chi mi conosce lo sa, e io sono sempre stata una che ha lottato contro i pregiudizi e quindi sono andata da Trevor perché penso che sia importante confrontarsi con gli altri e penso che altrimenti esistono solo le tifoserie, come mi pare molto evidente nel nostro paese. Io guardandolo da lontano, non ce le avete le tifoserie voi in Germania? Cioè, questa roba non esiste. No. Questa roba e questo tipo di dibattito pubblico non esiste in Germania. Ci sono contrapposizioni, ma questo tipo di dibattito pubblico non esiste. E lo trovo anche un danno per la democrazia. Su Musk, io tra l'altro in quella mattina ne ho dette di cose nel dibattito che abbiamo fatto, hanno riportato solo una cosa che tra l'altro io avevo detto proprio a Omnibus tanti mesi fa, cioè che criticavo il fatto che il linguaggio inclusivo escludesse le donne. Era un dibattito una mattina sempre a Omnibus, quindi non è una cosa nuova, va bene.
Comunque ho sollevato insieme a Borgonovo la contraddizione tra Musk e il reato universale, no? Cioè il reato universale contro la gestazione per altri. E detto ciò, quello che ha detto Musk mi paiono delle grandissime banalità, scusate, sarà pure l'uomo più ricco del mondo, ma ha detto delle banalità, che se non facciamo figli ci estinguiamo. Eh beh, certo. E quindi vorrei sollevare una cosa a proposito di questo. E siccome diciamo le coppie omosessuali, le coppie omogenitoriali hanno tanta voglia di fare figli, al di là della maternità surrogata, perché poi i figli si fanno anche in modi naturali, cioè vi segnalo sommessamente che i figli si fanno anche in modo naturale, e lasciateceli fare questi figli. Io non ce li ho, i figli non li voglio, ma insomma, forse incrementare la natalità anche ovviamente attraverso le coppie omogenitoriali stabili, sposate, cioè con le unioni civili in Italia, forse non sarebbe male. Se Musk l'ha andato a dire a Fratelli d'Italia, forse facciamoci una riflessione, tutto qui, anche molto, diciamo, pacata, se possibile. Ecco, allora però facciamola, Iacometti, questa riflessione. È andato appunto a dire certe cose su quel palco dove, insomma, esattamente non si è a favore di fare 11 figli con la gestazione per altri. Sì, no, intanto non è che ha fatto 11 figli con la gestazione per altri, ma ne ha fatto uno con la gestazione per altri, gli altri li ha fatti con la fecondazione, molti con la fecondazione. Sì, ma no, uno sempre naturale l'avrà fatto. Credo di sì, ma adesso non sono così aggiornato, sono 11, quindi sì. Adesso sulla squadra di calcio di Musk non sono. Spero per la signora, appunto, non tutti e 11, perché no, forse però sono signore diverse, forse sono al di là, diverse. Al di là di questo. Per altri, sì. No, ma a prescindere dalla gestazione. Al di là di questo, noi però ad Atreju abbiamo visto come anche le cose che ha detto la Concia, Paolo, che sono state, insomma, duramente criticate anche da quella sinistra a cui credo la Concia appartenga, no? Io quindi, non faccio più politica. No, però come area culturale credo che si ritenga, sì, insomma, certo, una donna di sinistra, però, insomma, culturalmente. Si è di sinistra in tanti modi. Sì, 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 no, per carità. Però, insomma, c'è questa capacità. Cioè, ad Atreju abbiamo visto come si sono rotti una serie di schemi, no? Si sono, appunto, c'è Musk che va lì e parla. Da una parte con il figlio avuto con l'utero in affitto, però dice che i figli servono per combattere l'immigrazione, sì. Dice che bisogna fare più figli contro gli immigrati. Poi lui va lì come idolo della mobilità elettrica, però dice che è importante il gas e il petrolio, bisogna mantenerlo. Poi, diciamo, anche come in qualche modo leader liberal, però poi dice basta con questa cultura woke, non ne possiamo più, l'Europa non si faccia contagiare, noi in America è diventato un virus, stiamo attenti. Quindi lui ha un po' la capacità di andare al di là, no? E ieri abbiamo visto le due realtà che ci sono in Italia e nel mondo. Dall'altra parte c'è stato questo controforum organizzato dalla Schlein, in cui si sono ripetuti i vecchi slogan, le vecchie cose, tant'è vero che oggi sui giornali, poi a parte la dichiarazione di Prodi, no? Che la propone come federatrice della sinistra, e non c'è nessun contenuto della Schlein che è rimbalzato sulle cronache, perché non ha detto assolutamente nulla di nuovo, mentre invece ci sono molti contenuti di quelli usciti da Atreju. Cioè Musk ha posto una serie di questioni, e il fatto che una serie di questioni che non sono tutte concordanti e non sono tutte condivise dal mondo della destra, però è importante che vengano discusse in quella sede e vengano, diciamo, siano spunti di riflessione anche eventualmente queste contraddizioni che possono esserci, e questa capacità anche di un personaggio come Musk di uscire un po' dagli schemi, no? E quindi anche di riuscire a vedere un po' al di là, no? Come la Concia ha posto un problema molto importante, che è quello
diciamo, della compatibilità del pensiero gender e della filosofia gender con la difesa poi della donna, con la questione femminicidi, con la protezione e la tutela, diciamo, del... mai mi avete attaccato così tanto? Voi noi libero? Non l'abbiamo attaccata. Oggi sul Libero c'è un pezzo in cui la difendiamo, in cui invece attacchiamo i suoi detrattori. I suoi detrattori, no, ma la storia di Val di Tara, polemiche. Non abbiamo difeso Val di Tara, non abbiamo difeso Val di Tara, lì abbiamo soltanto fatto una riflessione sulla, intanto sull'opportunità di quel progetto e poi sull'opportunità che voi di... non lo volete a prescindere il progetto poi sull'opportunità di mettere alcune persone come delle figurine, diciamo, che un po' il manuale Cencelli, no? La persona di sinistra che dialoga con la destra, la persona che riguarda... sì, ma in questo caso, ma io non sono una figurina, sì, ma lì non era una campagna elettorale, lì non è che devi mettere... Infatti, non distribuire. È un progetto. Vabbè. È un progetto, ma secondo me mettere dei garanti che possono dividere, inizi subito a strumentalizzare il progetto e a a creare divisioni dividere. Politiche, no? Qui, se da quel non ci punto fosse di vista... stata la Concia, ma ci fosse stata solamente la suora Fieri e l'altra sarebbe andato bene? Ma non lo so, a me no, certo. Io sinceramente quei garanti, io i garanti non l'avrei messi comunque, cioè secondo me, ma io sono anche scettico sul progetto, sinceramente, però... Voi di Libero siete scettici sul progetto. Ma di Libero, perché non si può fare educazione all'affettività a scuola? La scuola mica un mondo a parte. Ma si può fare? È nel mondo la scuola. Ma certo che si può fare, ma si dovrebbe fare, diciamo, dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ogni insegnante. Dovrebbe essere. Non è così, come, però, cioè, non dovrebbe essere una materia specifica, ma dovrebbe far parte. Io voglio un professore. Cioè, non è una materia specifica. L'educazione in senso lato viene insegnata a scuola, non c'è l'ora di educazione, no? Però si insegnano le buone maniere a scuola, si insegna che non bisogna urlare, che bisogna rispettare le persone. Ma non era questo il progetto, vedete che non lo sapete. Cos'era il progetto? No, allora, che cosa prevedeva il progetto? Tanto ma ve lo dico brevemente, esatto, intanto era una materia... No, il progetto c'è comunque, al di là dei garanti. Al di là dei garanti il progetto c'è, diciamo, va avanti. Non è che, Ringraziando il Dio c'è, per fortuna c'è. Ma che progetto è via, ragazzi? No, il progetto va avanti. Aspetta, sentiamo qual è il progetto. Allora, il progetto era semplicemente questo qui. Erano le 30 ore facoltative, perché segnalo che la scuola è già iniziata. Quindi, siamo quasi finita, ma comunque sta a buon punto. Allora, che cosa succede nel progetto? Che sono queste 30 ore facoltative, perché esiste anche l'autonomia scolastica. Quindi le scuole possono scegliere di partecipare, si fanno dei gruppi di discussione all'interno della classe, moderati dal loro insegnante, perché, ripeto, io e Suor Monia non saremmo mai andate a scuola, perché a scuola segnalo che ci sono gli insegnanti che fanno il loro dovere, il loro mestiere. Quindi a scuola... questi gruppi di discussione tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori e gli insegnanti moderatori, che venivano formati da Indire, che è l'ente di ricerca interno del Ministero, insieme all'ordine degli psicologi. Questo è il progetto. Ragazzi e ragazze hanno fatto sul Corriere della Sera l'altro giorno una indagine tra i ragazzi e le ragazze, e tra l'altro c'è un'indagine che dice il 97% di ragazzi e di ragazze vorrebbero fare queste discussioni tra loro. Il Parlamento ha approvato, nessun parlamentare, no. Hanno approvato, dopo il grande dolore per la morte di Giulia, una legge bipartisan, hanno detto Meloni e Schlein, lavoriamo insieme... Perché in questo progetto si parla solamente di contrasto alla violenza sulle donne. Di questo si tratta, questa è la mission di questo progetto, non di altro, gender, non gender, altre scempiaggini. E di questo trattava. Eccolo il progetto, Gaia Tortora, è questo il progetto. No, a me non l'ha letto nessuno. Era chiaro, però poi appunto, Claudia...
Mi stavo segnando un po' di cose. Sono entrate le figurine con le etichette, no? Quindi Concia che rappresenta nell'immaginario collettivo qualcosa che poi allora, non è neanche così, perché lì il tema è come è stato già, come già avuto un tema fuori, politico. È che la destra non vuole questi corsi all'affettività, che poi sono per forza corsi alla sessualità. Però il ministro sì. Io ero alla famosa conferenza stampa con il ministro San Giuliano, con Valditara, con la ministra La Roccella, dove hanno presentato questo progetto. A parte il ministro Valditara, non mi pare che negli altri ci fosse tutta questa convinzione. Eravamo ancora nel pieno di tutta la vicenda Cecchettin, c'era molta emozione. Io temo che finirà praticamente in niente questa vicenda, perché non c'è la volontà. È vero che gli insegnanti probabilmente dovrebbero essere loro. C'è questa bellissima fiction sulla Rai che si chiama Un professore. Sì. Lì c'è un professore di filosofia. Alessandro Gassman. Sì, ma ora dirà di Alessandro Gassman. È il format. Lo vorremmo tutti il corso a scuola. Ma in principio è che un professore di filosofia che non ti spiega la filosofia capitolo per capitolo, ma giorno per giorno, in base ai problemi che vengono fuori in classe, perché se uno ha occhi vede in classe cosa succede e applica la... Ora non voglio fare l'elegia di questa... comunque, lì è chiaro che se il professore avesse l'elasticità, la forma, molti credo ce l'abbiano, di capire probabilmente dovrebbe essere i professori a fare questa cosa, ma i professori non sono in grado, perché che ne dica la Concia, ce n'è qualcuno molto formato, molto versatile, molto così, e ce ne sono altri, come racconta anche la fiction, che invece sono molto ortodossi e questa cosa non si può fare. È anche un fatto generazionale, gli insegnanti hanno un'età. Questo disprezzo per gli insegnanti, io mi occupo... Nessun disprezzo, scusami, è solo che ci sono degli insegnanti, a prescindere dall'età, che intendono il proprio mestiere in maniera, come dire, molto tecnica, quindi si fa la lezione, che sono bravissimi lo stesso, per carità. Facciamo la formazione degli insegnanti. Ce ne sono, no, bisogna fare qualcosa di subito. Formiamo gli insegnanti. Commetti, subito. Però io vorrei tornare un attimo a Musk, sì, se è possibile. Sì, certo. Beh, allora, primo, mi sono segnato tre cose. Prima cosa. A me è ricordato tanto questo arrivo di Musk quando, sempre una festa di Fratelli d'Italia, arrivò Steve Bannon. Non auguro ovviamente a Musk di fare la stessa fine che ha fatto Steve Bannon, però questa acclamazione, capito, di questo uomo del momento, Musk è mega miliardario, eccetera, però sull'etica di Musk io francamente qualche dubbio ce l'ho, ecco. Quindi che vedere che venga acclamato in maniera così incondizionata, senza porsi nessuna domanda critica, io me ne faccio tante, ma non è qui la sede, perché comunque non ho prove di niente, quindi, però qualche domanda sull'etica di Musk me la faccio, e mi preoccupa una platea che acclama così a senso unico una persona. Di per sé, qualunque platea, a me non piace che faccia una cosa del genere. Punto primo. Punto secondo, non c'entra nulla il paragone tra Fratelli d'Italia e la convention sull'Europa che ha organizzato il PD. Non c'entra solo, prima era organizzata da prima. Quella aveva un tema unico, l'Europa, che è un tema. Adesso è un tema che Fratelli d'Italia non può accettare, perché politico, dell'Europa, no? Non gliene frega nulla, Fratelli d'Italia. Dove c'è la Quindi i paragoni, però Iacometti non ti ho interrotto. Quindi i paragoni fatti così... un tanto al chilo, francamente, non mi sembrano adatti. Però è una giornata quella di ieri che abbiamo messo tutti in contrapposizione, no, politicamente. Ma lui ha detto... Scusa, non sono stupida. Allora, lui, Giacometti, ha detto che da Treio, da Castello, sono usciti i contenuti e da qua no. Ma da qua si parlava di Europa, che mi pare sia un argomento contenuti urgente. Sì, perché l'Europa non bisogna... niente. Non è vero, perché slogan, non è... Tu hai voluto leggere solo Prodi, che ha detto federatrice, sì o no. Però ma Gentiloni, e Gentiloni sono più ad esempio, il giorno prima ha detto delle cose molto importanti, tipo che le regole vanno cambiate. Sono state dette tante cose. Sì, ma lascia stare Musk. Ieri c'è stato anche Rama, c'è stato anche... Sì, adesso... Non voglio spoilerare, Adesso ci arriviamo. Però chiudendo con la Concia, quindi ecco, sull'etica di Musk, al di là delle contraddizioni, qualche domandina in più me la farei.
Però chiudendo con la Concia, cioè, è stata un'occasione sprecata, ma soprattutto è il sintomo di un progetto che non andrà in porto. Comunque. No, comunque. Claudia, andrà in porto. Sì, ho capito, andrà in porto, fatto così. Paola, posso fare una domanda? Ma i professori possono, diciamo così, rifiutarsi di farlo questo corso? Non il singolo professore. La scuola nella sua autonomia, nel singolo professore, però io organizzo, e sono stata chiamata dal ministro per questo, perché ci lavoro, col ministro ci lavoro, io 7 anni fa ho portato in Italia Didacta Italia, che è l'evento più importante, e faccio la manager, non formo gli insegnanti, state tranquilli, e sono la manager, la mamma di Didacta Italia, che è l'evento più importante mondiale in Germania, sull'innovazione della scuola, sull'innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento. E noi facciamo formazione agli insegnanti. L'anno scorso a Didacta sono venuti 30.000 insegnanti. Gli insegnanti stanno invece nella scuola, si stanno aggiornando, formando. Io non disprezzo, Claudio, ma insomma, questa poca fiducia negli insegnanti. Io non sono d'accordo, perché gli insegnanti stanno cercando invece di cambiare la scuola. No, ma Paola, scusami, Paola, guarda, c'entrano anche in questo discorso, c'entrano anche le famiglie e i genitori, perché quante volte succede che un professore vede un problema, ne parla col genitore, il genitore dice no, per carità, non si permetta. Claudia, ci sono due cose terribili dentro la scuola, quando gli insegnanti, quando i genitori vanno a menare agli insegnanti, è successo. Quindi non è soltanto l'insegnante. Una figlia che un figlio che viene bocciato, fanno ricorso al TAR. Sono assolutamente d'accordo. Aberranti. E ricordiamo anche che comunque è una popolazione scolastica che è profondamente cambiata, soprattutto negli ultimi anni, dal Covid in avanti. I ragazzi hanno molte più problematiche, quindi secondo me è interesse proprio anche dell'insegnante avere gli strumenti per cercare di interagire con questi ragazzi. Io vi faccio un appello, ma anche, voglio dire, totalmente disinteressato, perché io non ne faccio parte. Difendetelo Val di Tara, però difendetelo, chi ci crede a questo progetto, che lo difenda. Ci sono alcuni come ma è rimasto solo, però mi sa che fa la fine di Nordio Val di Tara. No, ma io sulla formazione sono assolutamente d'accordo con la Concia. Fatemi sentire anche Anfossi su tutta questa parte. Intanto Anfossi, appunto, c'era la necessità da una parte di un progetto che va in questo senso. E anche su Musk, se insomma, lei si è fatto delle domande, se tu ti sei fatto delle domande, insomma, anche un po' mi di ipocrisia, no? Cioè, voglio dire, no, nel senso, fate più figli, sì, però è anche un po' banale, nel senso che intanto decido io se ci sono anche persone che non vogliono fare figli, primo. Secondo, detto da un super miliardario che può permettersene 11 sotto le varie forme, è facile dirlo, no? Dunque, innanzitutto volevo parlare del progetto di rispetto dell'educazione, del rispetto del genere e dell'educazione all'affettività, perché secondo me è stata un'occasione sprecata. Il trio Concia, Alfieri e Zerman era secondo me un trio molto affiatato, molto bello, molto garbato, molto competente. Va dato atto al ministro Val di Tara anche un certo coraggio politico, no? Nel scegliere questo terzetto. Perché di questo tipo di materia, secondo me, altro che se ce n'è bisogno. Ma scusate, i giornali non fanno altro che parlare del caso Cecchettin, del patriarcato. C'è un film che nelle sale ha raggiunto delle vette pazzesche. E poi non dobbiamo parlare di portare questi argomenti nelle scuole. Ma stiamo scherzando? Infatti. Ma è chiaro che c'è bisogno di questo. Ed è chiaro che queste tre figure, che secondo me erano molto eterogenee, no? L'onorevole Zerman veniva dal mondo del Family Day, quindi possiamo annoverarla in maniera così molto generica al mondo del centrodestra, non era Concia, alla sinistra. La Suor Alfieri era colei che doveva portare le istanze della dottrina sociale della Chiesa all'interno della cultura. Sì, è molto questa molto simpatica. Questa irriducibile femminista Suor Alfieri. Però insomma era un terzetto molto affiatato. È stato affossato. Ed è un'occasione assolutamente sprecata, secondo me. Per quanto riguarda, tenuto conto che l'educazione, il rispetto del gender e l'educazione all'affettività,
i primi protagonisti, i primi agenti sono i genitori, non gli insegnanti. Questo lo dice anche il suor Alfieri, lo dice anche forse anche l'onorevole Concia. Cioè, certo, sono i genitori il soggetto principale, però devono interagire con i professori. Per quanto riguarda i professori, ragazzi, ci sono professori che segnano la vita degli alunni. Noi abbiamo pubblicato, più di un articolo su questo professore che si chiama Umberto Gastaldi, non so se sì. Che è stato accudito, c'è una foto bellissima che abbiamo pubblicato sul sito di Famiglia Cristiana. Bellissima. Si vede questa ragazza che gli tiene la mano sul, diciamo, sul letto al capezzale in ospedale. Cioè, per aver portato questi studenti ad accudirlo, a farsi in prima persona, proprio come delle mamme, come dei papà, nei confronti di questo professore che gli aveva dato così tanto. Insomma, vuol dire che un professore ti segna la vita, altro che sì, se vuole, nel bene ovviamente. E nel male può segnare la nel vita. Nel bene e nel male, certo, hai ragione, hai perfettamente ragione. Sono perfettamente d'accordo. Può anche segnarlo nel mare. Io ho dei colleghi che sono ancora oggi traumatizzati. Abbiamo fatto la cena dei 60 anni. Ancora ci ricordavamo di professori che ci hanno segnato. Noi siamo stati una generazione che gli insegnanti erano molto più rigidi di adesso. Insomma, siamo pure tutti abbastanza normali, no? Io ho 60 anni, ho avuto professori... molto normali, insomma, non esageriamo. Che non ho amato, sono venuta su No, invece volevo sapere da Fossi, prima di chiudere questa parte, su Musk. Allora, su Musk c'è un pezzo, secondo me, molto bello, come al solito, di Flavia Perina sulla stampa, che descrive perfettamente l'atmosfera di una manifestazione assolutamente riuscita, no? Perché ha tenuto banco per giorni e giorni, no? Sulle pagine dei giornali, sulla scena politica, diciamo così, che è la kermesse di Atreio. Allora, Musk si sta preparando... Posso dire una cosa? Musk si sta preparando alle elezioni da presidente da nuovo inquilino della Casa Bianca nel 2028, secondo me. Voi direte, ma gli italiani non votano. Ho capito, però insomma sta creando quel clima culturale, che è il clima culturale, diciamo, della destra repubblicana, che parla di suprematismo bianco, di necessità di preservare la razza bianca, di fare più figli per quel motivo lì, perché altrimenti poi diventiamo tutti un po' scuretti. Però la Perina metteva in risalto queste contraddizioni che sono emerse in questa kermesse, utilissima peraltro, no? Perché le kermesse sono sempre utili dal punto di vista culturale, che serviva un po' a dare anche una legittimità culturale all'egemonia politica di Fratelli d'Italia, no? Che in questo momento è il primo... Diciamo che come dice lei, Tajani e Salvini fino a questo momento però, sono un po' in ombra. Però fatemi finire, perché io sono da Milano, quindi non riesco tanto a intervenire nel dibattito. Hai ragione, scusami. E niente, e volevo dire che quindi ci sono delle evidenti contraddizioni sul piano dei migranti. Oggi si parlerà di migranti, se non sbaglio. Ci sono delle evidenti contraddizioni nello stesso Musk, che fa 11 figli, ma non, li fa in maniera un po' strana, insomma, gestazione per altri, poi utero in affitto, eccetera, eccetera. Quindi non c'è molta chiarezza. Se volete una mia personale opinione, in questo dibattito culturale, che poi prende anche la sinistra, che lì era una manifestazione più politica, ma è diventata la contro Atreju, no? Anche per esigenze giornalistiche, diciamo, e politiche, manca un po' la presenza dei cattolici. Ecco, secondo me manca un po' la presenza del messaggio evangelico mediato dalla dottrina sociale della Chiesa, che dovrebbe essere mediato dai cattolici democratici, cioè dai cattolici liberali, che secondo me nel dibattito culturale, in quello politico, è finito da quel dì, diciamo. Secondo me è assente. Secondo me è assente e servirebbe a dare un po' di coerenza, no? A questo patchwork, a questo minestrone culturale cui assistiamo tutti i giorni, sostanzialmente. Perfetto. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo. E poi, dall'altra parte, io sono fiducioso perché l'accordo non ha niente di incostituzionale. E vediamo, attendiamo tranquillamente, con calma, la decisione e poi ci mettiamo a lavorare insieme per... Entro marzo, se ho capito bene, attesa... Entro marzo è, diciamo, il limite del tempo, ma io credo e sono fiducioso che sarà presa molto prima la decisione, perché è un accordo molto importante tra due stati e bisogna
che ambedue i governi sappiano se possono andare avanti o no senza perdere tanto tempo. Buongiorno, it's fantastic to be here in Rome with you all. When I was a child watching The Neverending Story, I never expected that one day I would be speaking at a political conference named after Atreyu. And I know how much this conference, actually this pre-Christmas political festival, owes to you, Georgia. So it's fantastic to be with you here today and to meet you in your hometown, in this stunning, eternal city. Allora, ecco qui il patto a tre, Claudia. Ieri questo, diciamo, è il passaggio che abbiamo riassunto sul tema, soprattutto per quanto riguarda i dirama dei migranti, ma anche con Sunak. E Giorgia ci ha tenuto a dire, la Premier, i miei due amici, insomma, anche allora, su questo fronte. Poi bisogna vedere quanto ci aiuterà di allora, fatto, con no? molta questo franchezza. Patto sui migranti fatto così. Sì, però con molta franchezza, e questa è una cosa che ho sempre detto, rispetto al nulla che sta facendo l'Europa da sempre, da anni, è una strada, con mille ombre, con molti problemi, soprattutto, allora, cioè per quello che riguarda il UK, il Regno Unito, quelli sono proprio fuori, esatto. E quindi sono anche da un punto di vista geografico fuori asse completamente, quindi quella che è la proposta di Rishi Sunak di usare i paesi in Africa per fare, come dire, la zona di compensazione in attesa che, mi pare che sia, è già stata bocciata dall'alta corte, lui sta insistendo, mi pare un percorso assolutamente impraticabile. Perché parliamo di paesi africani che l'Inghilterra, Londra paga per trattenere lì gli immigrati nel tempo che si deve capire se hanno diritto o meno a stare. Quindi è una strada impraticabile. Diversa è la storia con l'Albania. Ne ho parlato con molti tecnici, con molti questori che hanno seguito in questi anni i flussi migratori, che sanno meglio, perché hanno vissuto questa cosa giorno per giorno. Allora, sicuramente è una cosa nuova. Io non sì, credo prende che ricorso, sia... prende il ricorso, di ma questo, è normale ricorso, che ci sia il ricorso dice... perché c'è stata un'opposizione da parte dell'opposizione interna politica, quindi è normale che la Corte sì, certo, la Corte poteva dire di non accogliere il ricorso. Nel momento in cui l'accoglie era normale accoglierlo, è abbastanza normale lo stop. Però la cosa in sé, contestualmente è arrivata anche la lettera di Ursula von der Leyen, che ovviamente ha interpellato, interrogato tutti gli uffici legislativi di Bruxelles, di Strasburgo e dintorni, dove dice anche è un'opzione, vediamo come sviluppa. Quindi il tema vero è che io non credo che saranno violati i diritti in questa cosa, perché comunque quelle sono due, diventeranno in Albania due enclave italiane. Quindi vale il diritto italiano, le regole italiane, tutto quello che riguarda, perché saranno due pezzetti di territorio. In realtà l'Albania cede due pezzettini di territorio all'Italia. Qual è il vero, le due cose? La cosa in positivo che può avere un effetto dissuasivo rispetto alle partenze. Le persone non devono partire. E se sanno che non vanno in Europa ma vanno in Albania, può avere un effetto, come dire, pensateci prima di partire. L'altro aspetto è che secondo, probabilmente andranno a spendere un sacco di soldi per ottenere praticamente nulla, perché poi alla fine il flusso reale di persone che transiteranno da questi due centri, 2/3, non si sa, non si può dire quanti saranno. Io insisto sempre che il tema è, purtroppo anche in questo Consiglio europeo, l'immigrazione è rimasta laterale. Il tema è l'Europa. L'Europa che deve fare il piano Mattei, deve diventare il piano europeo per l'Africa. Bisogna fare formazione in Africa, creare posti di lavoro in Africa e far arrivare qui le persone con i canali legali. Quindi il discorso che fu lasciato, purtroppo rimase a metà, con prima Renzi e poi Gentiloni, la riapertura di tutte le sedi consolari nei vari paesi africani, fare lì lab per decidere chi sa fare cosa e chi può venire. O, insieme a questo, poi io dico, qui in Italia, una volta che le persone arrivano, perché arrivano e continueranno ad arrivare, invece di abbandonarle a se stessi, cosa che succede dal 2019, da quando Salvini
governo Conte 1, hanno smantellato tutta l'accoglienza possibile e immaginabile. Qui le persone adesso arrivano, una settimana per identificare quelle che sono, e poi dopo vanno a fare niente, e quindi è ovvio che diventano, come dire, mano d'opera per la criminalità. Invece bisogna fare un'accoglienza seria, che arriva, capisci cosa sanno fare, che mestieri sanno fare, fai una formazione culturale sulla donna, per esempio, perché questi non sanno niente, non sanno nulla. Vengono qui e vedono le ragazze che si vestono normalissime con delle minigonne o con delle canottiere e non capiscono niente, quindi vanno presi, informati. Non sempre avrà successo, ma questo percorso va fatto. In Germania si fanno perché si investe in questo non senso. Non lo stiamo facendo noi. Investe e soprattutto c'è una grande attenzione rispetto al tema di questi ragazzi che vengono da soli, come anche in Italia, vengono da soli e vengono da una cultura completamente diversa e incontrano le donne libere, ringraziando Dio. E quindi c'è un'attenzione. Vi ricordate Colonia, quando ci furono quei tentativi di violenza nel Capodanno? Da lì è partito un lavoro sulla educazione alle relazioni con le donne libere, perché per loro è una cosa assolutamente inconcepibile. E quindi c'è un lavoro sugli immigrati su questo, sì. Cioè, anche su io questo. Poi volevo dire una cosa, diciamo anche se su posso. Questo. Su cosa? Posso? Sul tema dell'immigrazione e sull'Europa. Sì, prego, poi arrivo a Fossi. Molto d'accordo con Claudia Fusani. Cioè, il grande tema di tutti questi problemi, diciamo, del rapporto con l'Europa e una serie di grandi questioni, come appunto il patto di stabilità, l'immigrazione, sono le regole. Guardate che, l'ha detto anche Draghi, voglio dire, quindi prima di me, diciamo ben più autorevolmente, ma se non si cambiano le regole, quindi si elimina il diritto di veto, tutte queste problematiche non si sbloccano. Infatti, che cosa è successo l'altro giorno con Orban sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea, che ha dovuto uscire dall'aula, e chi è che l'ha convinto? Scholz. Questo è storia, diciamo. E quindi il tema grande è il cambio delle regole d'Europa, perché se no l'Europa sarà sempre bloccata. Io lo dico anche a chi, diciamo, è politicamente più orientato verso, tra virgolette, il sovranismo. Anche se dovessero vincere i sovranisti in Europa, cosa mi pare abbastanza improbabile, ma insomma loro ci proveranno, il problema del diritto di veto ce l'avranno anche loro. L'Europa rimarrà sempre bloccata. Quindi, ecco perché è interessante quello che ha fatto il PD, perché di quello si è parlato. Adesso arriviamo al PD, anche certo, a Draghi. Certo, purtroppo sono anni che sentiamo dire che il tema è cambiare le regole, l'Europa è anche lì, diciamo, si gira un po' a vuoto. Secondo me si girerà a vuoto fino alle elezioni europee, perché adesso il percorso è quello. Quindi è un percorso che riguarda tutti. Anfossi, può servire questo asse, questo patto, insomma, che abbiamo visto ieri, per quantomeno servire da deterrente per non far partire le persone, perché non arriverebbero più in Italia, ma sarebbero comunque trasferite in Albania? Ma secondo me sì, sarà anche una strada, ma è una strada sbagliata. Innanzitutto perché ci sono dei sospetti di violazione dei diritti umani tremendi, tanto è vero che persino la Corte Costituzionale albanese sta cercando di capire cosa deve succedere lì dentro, perché non è molto chiaro. Non parliamo poi del metodo inglese, che è quello della deportazione, che era poi anche un'idea di Johnson. Cioè, ragazzi, la deportazione è sempre un male. C'è un libro di alcuni storici che è uscito qualche Omnibus, è l'unica trasmissione in cui si possono citare dei libri, no? Quindi... Perché? No, perché sennò altrimenti disturbiamo lo svolgimento della trasmissione. In realtà c'è un libro che si chiama Il secolo dei campi, importante e fondamentale, che dice che il campo di concentramento, che nasce sempre per sistemare determinate persone, determinati popoli, nasce ai primi del Novecento in Sudafrica. I primi campi di concentramento sono in Sudafrica con la guerra dei Boeri, poi diventano
campi, dei lager, poi diventano poi il centro di tutte le nefandezze umane fino a... Ma noi già li abbiamo, Shoah, però, fino... posso dirti. Quindi, che già li abbiamo, cioè, a Milano c'è un CPR e tra l'altro annuncio che a metà gennaio vi faremo vedere, insomma stiamo lavorando su quel CPR. Ecco, io non voglio entrare sul CPR perché è una questione forse molto diversa, però la segregazione, qualunque sia il fine della segregazione, porta sempre a un male, porta sempre a conclusioni catastrofiche. Quindi la soluzione Sunak è una situazione, secondo me, sbagliatissima. E poi non dimentichiamoci di una cosa, qui stiamo parlando sull'immigrazione che deve essere legale e non clandestina, questo lo dice anche il Presidente della Repubblica, scusate, cioè è quasi lapalissiano, no? Musk l'ha detto ad Atreju, ma come diceva l'onorevole Concia è una banalità, nel senso che è chiaro che l'immigrazione deve essere il più possibile legale, altrimenti se è clandestina non va bene neanche per i clandestini stessi. Ma il problema è un altro, cosa stiamo facendo per salvare quei disgraziati che stanno affogando in mare? A me pare che l'ultima legislazione degli ultimi governi sia devastante su questo, che proviamo alle navi di soccorrerli, proviamo di farli approdare nei porti. Cioè, adesso è di queste ore, se non sbaglio, un'altra tragedia del mare con donne e bambini affogati. Ragazzi, ma ci vogliamo fermare di fronte a questo o no? Discutiamo pure di dove sistemare i clandestini, i non clandestini, discutiamo sulle vie dell'immigrazione, sull'accoglienza, sull'integrazione e sul rispetto. Ma la gente che sta negando in mare, la vogliamo salvare? Ma certo, Anfossi, ma però questo non è colpa nostra adesso, eh? Cioè, nel senso, che non sia colpa nostra, allora secondo me bisogna non ha lavorare là. Io figuro lungi da me. Per carità, voglio... c'erano gli hotspot, c'era un progetto bellissimo europeo con gli hotspot che dovevano sistemare. Ma qualcosa bisogna fare. Qui si chiacchiera, non si fa mai niente. Questo è il problema. Fatemi sentire Iacometti. Qualche osservazione al volo. Intanto mi sembra una banalità, pure visto che parliamo di banalità, anche dire che bisogna salvare le persone in mare. È chiaro che bisogna salvarle. Il problema è che non bisogna farle partire. Quello è l'unico modo per salvarle. Veramente. Comunque, mi è piaciuto molto il passaggio che è stato fatto, che se l'avesse fatto qualcuno di Libero, credo che l'avrebbero messo fucilato nella pubblica piazza, sul fatto che bisogna educare alle relazioni affettive e di gender gli immigrati. Mi è piaciuto molto perché noi quando pubblichiamo le statistiche che dimostrano che la maggior parte degli stupri, delle violenze, delle aggressioni in Italia in proporzione sono fatte dagli immigrati, fa parte di questo, però il concetto purtroppo si associa, nel senso che se non sanno relazionarsi poi aggrediscono, poi stuprano, poi violentano, e quindi le statistiche lo dicono. Le statistiche dicono che purtroppo la maggior parte delle violenze e degli stupri in proporzione rispetto alla quota di immigrati che ci sono in Italia. I femminicidi sono compiuti da tutti gli uomini italiani. I femminicidi sono fatti in famiglia. C'è un dato che quello che dice Iacometti è visibile perché la denuncia o comunque il fatto accade e spesso viene denunciato. Certo. Quando accade in famiglia, la molestia o il maltrattamento, la cosa, senza che sia, magari uno se lo tiene, non lo dice. Comunque, quello è un passaggio interessante che secondo me è sottolineato ed è importante. Per quanto riguarda poi volevo sottolineare anche un aspetto politico di questo idillio, di questa alleanza e di quest'asse Rama-Meloni, che sta anche questo facendo impazzire la sinistra, perché è stata costretta la sinistra italiana a schierarsi con la destra albanese. Rama sappiamo perfettamente che è un esponente rispettato e autorevole del socialismo europeo, e questa cosa non va giù alla sinistra. Noi siamo giornalisti, cioè ci dobbiamo concentrare sui risultati di questo. Non serve ragione della destra e della sinistra. Sono un cronista e valuto anche quello che succede politicamente, l'importanza politica anche. Ma sei fissato sulla destra che fa bene, sono fissato sulla sinistra. Ma questa è la tragedia italiana, se mi posso permettere, però. Non si pensa in nessun modo a raggiungere degli obiettivi, provando anche a lavorare insieme, ma come si fa a lavorare insieme? Però guardate, perché è un tema di propaganda elettorale. Il problema è che sto dicendo ma come si fa a lavorare insieme se addirittura, pur di criticare il governo, la sinistra si schiera con la destra che ha sempre odiato, la destra albanese, con Berisha, che adesso va bene perché contesta un accordo che ha fatto Giorgia Meloni. Io conosco personalmente Eddie Rama.
È un bravissimo socialista liberale. Ieri ha detto delle cose al di là della migrazione, degli immigrati, molto importanti, uomo libero. Ma anche sulla libertà di pensiero. Anche oggi c'è un articolo di Malaguti sulla Stampa che cita un'apertura di pensiero di Rama, che va lì e dice: è importante rispettare tutte le opinioni. E poi la mette a confronto con Prodi, che dice: ah, ma quel mondo di Masca, allora, a noi non piace, è il vostro, noi non ci vogliamo entrare. Dopo la pubblicità è il momento sinistra. E apriamo proprio finalmente. Con Prodi. Tra poco. finalmente contento, perché gli levavamo l'imbarazzo. Non c'ho nessun imbarazzo, Non può essere la federatrice del centro-sinistra come lo è stato lei a tempi dell'Ulivo. Chi è il nuovo Prodi? Io, no, Prodi, voglio dire, ogni momento ha il suo federatore. E io credo che lei lo possa benissimo essere. Il problema è di farsi federare. Questa assemblea ha dato delle linee di equilibrio grande. No? Il PD dovrà presentarsi alle europee con una squadra che rappresenti non la struttura interna o che non usi le candidature come premio di consolazione, che pure è legittimo, ma come la costruzione di una classe dirigente che adagio diventi leader nell'ambito europeo. Allora, questo Prodi, mentre Iacometti si riprende, però chiedo a Fusani, ora oggettivamente non perché, ma qual è la novità? No, allora, distinguiamo. Io ho detto, no, perché io sono anni che faccio dibattiti, non a caso mi sono spostata sul sabato. Ma io accetto la tua provocazione, volentieri. E ricominciamo dai territori. Ricominciamo dai territori, perché purtroppo... Non voglio dire che di là c'è la novità, c'è con lo spottone. Però c'è un problema serio nel PD, quindi è giusto interrogarsi se c'è un problema di linea e c'è un problema di personale politico. Federare chi? Dove sono quelli che vanno federati? Loro hanno un'idea molto chiara su chi federare, ovvero sia tutti fino a Azione, probabilmente. Senza escluso, Renzi. Escluso Italia che Viva. La Madia ieri ha detto: peccato, perché qui è un bel momento, hanno parlato, ci sono gli ex presidenti del Consiglio, Prodi, Letta, peccato ma non ci sia Renzi. Ma la cosa che fa impressione è come nel PD chi per prima aveva fatto la scissione, cioè articolo 1, è rientrato benissimo, legittimamente, ma sta dettando pienamente la linea. Quindi il primo scissionista è tornato a casa e sta dettando la linea, e in modo anche molto, molto probabilmente, cioè Schlein sicuramente rappresenta quella parte lì, quindi una parte più radicale, di sinistra più radicale, però il PD sappiamo che non è quello. Chi aveva indicato, torniamo al solito discorso di quelle primarie con il congresso, quindi chi aveva indicato Bonaccini aveva indicato un federatore, perché Bonaccini io credo che sia veramente un federatore, è uno più morbido, è uno che sa parlare con tutti, anche la struttura culturale per parlare, non è una mancanza di rispetto per Schlein, lei è semplicemente più giovane e ha sempre fatto un determinato ruolo, le piazze, il movimento, che va bene, serve. Però non può essere esclusivo rispetto al resto. Ecco, in questo momento il PD è una gestione un po' esclusiva, basta vedere quello che sta succedendo sulle candidature. In Sardegna, alle regionali, uno dei fondatori del PD, che si chiama Renato Soru, che è un imprenditore, che voleva partecipare e si candida, cioè, le è stato detto no, perché a Roma hanno deciso di mettere la Todde. Bravissima persona. Però il territorio sardo cosa ha deciso in questa storia? Nulla. A Firenze non ne parliamo nemmeno, perché sennò mi ci vuole mezz'ora a spiegare quello che succede. Quindi siamo sempre... Allora, il federatore. Federatore, io mi auguro che Schlein possa cambiare. Anche perché il Movimento 5 Stelle... Cioè, vi siete accorti che in questo momento Conte sta cercando lui di essere l'alter ego rispetto a Meloni? E Meloni... Ma diciamo anche che è Meloni che lo sta un po' creando. Ma l'apertura di Prodi era Meloni anche in quel senso? Federare anche i 5 Stelle, perché l'unica possibilità è federare tutti, però ci sono dei nodi talmente incancreniti questi odi che non lo so come allora, si possa sentiamo fare. Concia da ci vuole una personalità da veramente ex esponente superiore. Del PD che da insomma quel mondo lo conosce bene. Poi Paola ti chiedo anche se non ha sbagliato Schlein ad andare
È stata invitata a non andare, è stata invitata, sì, ad Atreio. È stata tutta una polemica. Sì, io ci sono andata, per cui penso che sarebbe stato meglio ad andare, ma io sono sempre per dialogare. Dopodiché, dal proprio punto di vista, io non ho paura di parlare con Giorgia Meloni o piuttosto che con Eugenia Roccelli. Eugenia Roccella, perché ho le mie idee, mi sento forte di delle mie idee e le esprimo. Ma probabilmente Elly Schlein non è andata perché quello che raccontava Claudia Fusani è vero, nel senso che c'è una linea che io cerco di essere sempre molto rispettosa verso il mio ex partito, ma soprattutto per me, cioè per la mia storia. Io sono stata 30 anni in quello che da PC, DS, PDS, PD, ho fatto politica 30 anni, oggi non la faccio più. Ma secondo me c'è una linea appunto molto più di estrema sinistra, ma non è un giudizio negativo, cioè una linea di quel genere di cui parlava Claudia Fusani. E quindi io vi posso anche raccontare, ma non per fatto personale, la vicenda sempre del progetto Val d'Itara. Nella vicenda del progetto Val d'Itara mi hanno scritto privatamente tantissimi, mezzo PD, per dirmi: brava Paola, fai questo progetto, tutto bene. Non mi ha difeso nessuno, nessuno ha difeso pubblicamente questa cosa. Del PD? Questa è la linea. Beh, cioè, PD è sempre un po' tiepido su alcuni temi, però poi... Quando si tratta di difendere, purtroppo... No, è che se Concia va con Val d'Itara, certo, diventa un nemico, certo, ha tradito, certo, la casa, esatto, non può andarci. Allora, il problema è c'è lo schematismo, c'è i paraocchi. Io non condivido l'Aventino, non l'ho mai condiviso, ma neanche quando ero parlamentare, cioè anche quando stavamo all'opposizione. Il PC, come dice la storia, ha governato dall'opposizione. E io da quella storia vengo, mi dispiace, non posso cambiare la mia capoccia a 60 anni. Quindi penso che questo Aventino, questa posizione che c'ha il PD legittima, perché ha vinto le elezioni, ha vinto le primarie e quindi fa quel che crede. Che però adesso non vuole più fare, però Concia, adesso però la segretaria del PD non vuole più fare le primarie, perché quando si tratta di scegliere candidati, le primarie no. Però io, Gaia, questa è una bella contraddizione. Io con Concia e Fusani sto a posto proprio, cioè inutile, posso anche non venire, nel senso che loro fanno il mio ruolo. Ma guarda, benissimo, io e te siamo giornalisti. A parlare male della sinistra sono bravissime, devo dire, è fantastico. Io ho un'altra idea del PD, anzi, non della sinistra. Io non parlo male del PD. Beh, l'avete distrutto. Tutto, no, l'avete massacrato, no, l'avete demolito. Quello che dovresti fare tu con il partito a cui fai... Perché l'avete comunque noi dobbiamo l'attuale essere... L'attuale PD l'avete demolito, avete demolito l'attuale gestione del PD, l'attuale ruolo di... Il nostro ruolo è quello di essere critici e costruttivi. Sì, ma non di dire bravi, Ganzi, voglio bene. Scusa, volevo finire Concia e poi Anfossi. Quindi io critico voi, critico il PD. Mi sembrava di stare con De Luca, parlare con De Luca. No, ce l'abbiamo avuto ieri, ospite, quando ho visto che l'avete ripreso. Prego, Paolina, più dopodiché, meno. Per chiudere sulla vicenda federatrice, non federatrice, è chiaro, io non condivido il rincorrere il Movimento 5 Stelle, perché è una cultura che non mi appartiene, semplicemente. Però è chiaro che i numeri sono... se non ci si federa tra tutti, e io penso anche Italia Viva... se non ci si federa tra tutti i numeri sono quelli che sono, non si vincono le elezioni. Chi sarà in grado, se lei o qualcun altro, avere questo ruolo di federatore, come ha detto Prodi, ogni fase della storia politica e della storia del paese ha delle figure di un certo tipo? Io questo non lo so, ma quello che so è che i numeri sono impietosi, quindi bisogna costruire su che cosa? Una volta si diceva, appunto, come dicevi tu, Gaia, dottora, ripartiamo dal territorio, sempre le stesse parole.
Poi non si lamenti, però, se non la difendono pubblicamente. No, scusate, però io mi ribello a questa cosa. Il territorio esiste, la Luna sta lassù. Elon Musk parla della Luna. Parliamo dei territori, che certo, sono una cosa parliamo concreta. Non parliamo della Luna, quindi, parliamo del territorio. Non c'è dubbi che io sto con Prodi e non dovevo parliamo dello spazio, parliamo che non a sentire le bagianate di Elon Musk. Ma certo. Sono proprio cattivi. Non parliamo di intelligenza artificiale, parliamo dei territori. Posso chiudere su una cosa? Forse la federazione si fa su alcuni grandi temi e su alcuni grandi contenuti che il, bisogna condividere. Il Green Deal era cuore rosso, ha detto ieri. Fermi, Anfossi. No, non lo so, però alcuni temi c'hanno... Ma sì, sentiamo Anfossi, scusate. Voglia di federarsi però, perché ci sentiamo Anfossi sulla federazione. È chiaro. Nessuno si vuole federare, perché ci sono le europee, c'è cioè il proporzionale. È l'ABC della politica. Prego, Anfossi. Ma devo proprio intervenire, perché io mi stavo godendo lo spettacolo. Ma infatti, guarda. Sì, sì, deve intervenire su, allora, appunto, da una parte la maggioranza e di qua il PD. Allora, è chiaro e la che il PD ha una vocazione maggioritaria, anche se ha eliminato completamente l'ala cattolica. Il PD nasce da due correnti, l'ala comunista, post-comunista, scusate, e l'ala cattolica della Margherita. La Margherita l'ha fatta fuori completamente, tanto vero che in direzione non c'è neanche un esponente dei cattolici democratici. Mi pare che ce ne sia uno, il senatore Lepri, che è quello dell'assegno unico, tra l'altro è un senatore importante. Ma a parte questo, secondo me non ci crede neanche Prodi alla federazione, perché ha detto può federarsi, no? Dice, però non c'è nessuno a farsi federare. Vi sembra che Calenda sia un tipo disposto a farsi federare? Vi sembra che Conte sia un tipo disposto a farsi federare? Ci sono le elezioni europee, il sistema è proporzionale, quindi bisogna partire da soli, bisogna cercare di arraffare più voti possibili, e quindi non è un problema. È un problema, tra l'altro, a me non pare, sinceramente, però questa è un'opinione personale, che l'onorevole Schlein abbia il carisma per poter federare tutta la sinistra, il centro-sinistra italiano. E non dimentichiamo che c'è un 40% di elettori che non va a votare, che è un serbatoio importante, che non si riesce a smuovere, a sbloccare. Ma non secondo lo me c'è anche la questione Atreio, cattolica. Né appunto nella convention altissima, per carità, del PD. E tantomeno mi pare che Renzi possa far parte di questo progetto federatore proprio per le sue caratteristiche personali politiche. Renzi insegue il vecchio sogno fin dai tempi del patto del Nazareno di prendere i voti in libera uscita, che non sono poi tanto in uscita, di Forza Italia. Di Forza Italia. No, quindi. Mm. A Iacometti farò un'ultima domanda che non è sul PD, ovviamente, su Draghi. Sì. L'eterno impossibile o improbabile ritorno di Draghi evocato in queste settimane lo escludiamo? Io ci credo poco, devo dirti, però siamo stati abituati e sorpresi tante volte, insomma, e rimasti stupiti tante volte, quindi tutto può accadere. Io non ritengo che sia un'opzione plausibile, però è chiaro che bisogna vedere molto quello che succede all'interno dell'area popolare, conservatore riformista, nel mondo, diciamo nelle grandi famiglie europee. Dove potrebbe esserci un cortocircuito. Io ritengo che tutto faccia pensare, insomma, che un po' il secondo mandato della von der Leyen possa per ora essere considerato, diciamo, il più gettonato. Però bisogna capire se saltano alcuni equilibri e se i risultati elettorali dovessero dare la possibilità di creare delle alternative nuove. Però è chiaro che se ci fosse una maggioranza, diciamo, di liberali, conservatori e popolari europei senza i socialisti, non credo che si andrebbe a mettere nelle mani di Draghi. Quindi non so se quello potrebbe essere un... E credo anche che Draghi non accetti poi l'ipotesi di essere il piano B, la carta di riserva, no? Allora va male la von der Leyen, ecco, beh, tiriamo fuori dal cappello Draghi. O Draghi, sappiamo anche che l'uomo, insomma, ha anche una certa ambizione personale, una certa considerazione di sé, quindi o è la prima scelta e quindi è il primo candidato e si crea una coalizione sul suo nome, bene, altrimenti non se ne esce. Sul problema sulla possibilità invece che possa essere candidato alla presidenza del Consiglio europeo, quella potrebbe essere, diciamo, forse più praticabile come strada, ma io non la vedo, sinceramente, comunque
Continuo a pensare che l'idea che ha dell'Europa Draghi a me piace molto, nel senso che è un'idea molto critica e molto severo nei suoi giudizi e crede e ritiene che debbano essere fatte una serie di modifiche sostanziali alla governance europea, che in secondo senso me sono federale, assolutamente contrario a Meloni e Salvini, secondo me assolutamente invece vanno nella stessa direzione quando chiedono la mutualizzazione dei soldi, quando chiedono investimenti comuni, quando chiedono difesa comune, vuol dire bilancio quando comune, chiedono tutta una serie di cose che vuol dire federale, anche, allora, che vuol dire anche bilancio, vuol dire Stati Uniti d'Europa, vuol dire Stati Uniti d'Europa, secondo me Giorgia Meloni è assolutamente favorevole. I tedeschi non mollano von der Leyen, perché i tedeschi sono tedeschi, giustamente, no? Allora la Presidente della Commissione, figurati, la mollano. Ma perché noi italiani non facciamo una battaglia comune per avere Draghi nel Consiglio Europeo? La parola comune, perché che poi la vedo... governano loro. Sì, sì, sì. Claudia, chiudo velocissimamente. Allora, l'Europa è un problema, siamo tutti d'accordo, da destra a sinistra, ok? Cioè le regole. Allora... serve una persona che sappia fare questo lavoro qua, rifondare l'Europa in una versione federale. L'uomo per fare questa operazione, direbbe De Gaulle. Beh, insomma, vasto programma, però o adesso, se no l'Europa muore. Quindi chi può fare questa cosa? Chi può fare questa cosa? Mi pare che l'unica persona in grado di fare è come, esatto, è come il governo tecnico per rifondare il paese, che è una cosa su cui io vabbè, allora, se la politica non fosse potere e se la politica fosse gestione della cosa pubblica nell'interesse del pubblico, forse si farebbe una scelta nell'interesse di Draghi. Andiamo sulla Luna, tesoro, andiamo dove dobbiamo andare. Ecco, scusa per il tesoro, non voleva essere offensivo, era assolutamente affettuoso. Però Draghi sarebbe l'uomo giusto in questa situazione. Andiamo per il momento semplicemente in pubblicità. Io saluto e ringrazio Anfossi, Paola Concia, Iacometti e Claudia Fusani. E dopo parliamo con altri due colleghi che hanno scritto un libro su Berlusconi. Beh, ma in cielo, ragazzi, avete sentito cosa è successo quando è salito Berlusconi, che subito Padre Eterno l'ha voluto chiamare da lui, è entrato nell'ufficio del Padre Eterno. Il colloquio col Padre Eterno di solito durano 3 minuti, perché lui sa già cosa hai in mente tu e ti dice soltanto le cose che vuole dirti lui. Invece passano 3 minuti, niente, 10 minuti, niente, mezz'ora, niente, tutte le anime sante, come mai, angeli, arcangeli, beati, tutti si affollano intorno lì, sai, siccome sono puro spirito, ce ne stanno milioni intorno, finalmente dopo 2 ore si apre la porta, esce il Padre Eterno che tiene una mano sulla spalla di Berlusconi e sentono che gli dice queste parole: Silvio, la tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa mi è piaciuta moltissimo. C'è solo una cosa che non capisco: perché io dovrei fare il vicepresidente? Allora, quante ne ha raccontate Silvio Berlusconi? È un piacere avere oggi due colleghi in studio, due colleghi tra l'altro di agenzia, perché non si parla mai dei colleghi delle agenzie che fanno invece un lavoro fondamentale per tutti noi che poi dopo siamo qui. Vittorio Amato e Giovanni Lamberti, che hanno scritto questo libro delizioso, Una battuta presidente, i ragazzi di Via del Plebiscito, quella volta che il Cavaliere, e ci raccontano a parte che sanno tutto a memoria, confermo che mentre raccontava la barzelletta a Berlusconi loro sapevano le parole prima che le dicesse. Questa l'ha ripetuta un sacco di volte. Ma... perché lui sdrammatizzava molto la morte. Come nasce? Cioè, voi eravate fisicamente appostati nelle fioriere di Via del Plebiscito, no? Perché qui c'è il racconto davvero dell'uomo politico, dell'imprenditore, dell'uomo che cambia la comunicazione. Lui l'ha stravolta la comunicazione, perché
quando c'è stato Berlusconi, chiaramente noi potevamo avvicinare i leader, invece adesso i tempi sono sono i social che dettano legge, e quindi c'è quasi un distacco, no, con il leader di turno. Con Berlusconi tu avevi un contatto diretto. E noi eravamo anche H24, cioè stavamo in questo marciapiede, avevamo le nostre, diciamo, fioriere, lui stava di solito più in piedi, io qualche volta... Io, e quindi... ero motorizzato, io ero pronto lì sulla moto a scattare, perché in serata di solito Berlusconi si prendeva quell'oretta di svago, andava via dei Coronari, quindi io andavo con la moto, cercavo subito di raggiungerlo, e in quel momento scattava in pratica l'intervista, perché certo, ti prendeva magari anche sotto braccio, L'uomo si confidava, non si risparmiava. No, no, sempre rispondeva anche con una battuta. Vabbè, lui sapeva che c'eravamo noi, quindi sapeva che poi dandoci anche quella mezza frase andava sui giornali, e quindi lui riusciva così a incanalare l'informazione verso il verso che gli piaceva a lui. Questo è chiaro, perché lui era un grande ammaliatore. Infatti noi non vogliamo santificare, non mitizziamo qualcuno, ma vogliamo raccontare con la lente del marciapiede di strada aspetti anche inediti della sua vita, ma soprattutto dell'uomo, della cifra umana, realtà, perché quella, il politico episodi, è stato sviscerato. Aneddoti. Cioè? Qualcosa che non sappiamo e che è scritto qui. Io purtroppo non ho fatto in tempo a leggerlo, perché me lo avete portato stamattina. Sono tutte le tappe. Però cercatelo, perché è in tutte le librerie. Sono tutte le tappe della vita di Berlusconi. Da quando lui è compagno di scuola, annuncia, spiccherò il volo, costruirò case per tutta Milano. Poi c'è il periodo della TV, il periodo del Milan e chiaramente del politico. Fino a quando, un'altra battuta, lui dal letto dell'ospedale dice... Ma che funerale sarà se io non sarò in prima fila? Ripeto, è un escursus su un viaggio raccontato attraverso, soprattutto con le confidenze con i parlamentari. Lui aveva un rapporto fortissimo, li chiamava alle 3 di notte, a volte si faceva da padre, ho saputo che tuo figlio è stato poco bene, mi metto a disposizione, oppure dava suggerimenti, famosi... Appunto, l'alito deve essere sempre fresco, le mani mai sudate, la camicia sempre a posto, la giacca sempre barba, abbottonata, niente barba. A te ti disse proprio, levati sto pizzetto che devi fare. Sì, all'epoca avevo il pizzetto. Però di solito era per chi andava in onda, no? Lui era, poi non gradiva neanche... L'immagine doveva essere sempre perfetta, sì, una certa inquadratura, aveva ovviamente, diciamo, il mito anche dell'altezza, infatti aveva... la pedana rialzata, quindi sono anche i tic, l'atteggiamento, gesti, per esempio lui al G8 di Genova a un certo punto viene a sapere che Carlo Giuliani muore, sfera un pugno sul muro, dice no, non doveva succedere, oppure nel momento stesso che Veronica Lario manda quella lettera, Sciarpume senza pudore, lui scaglia il telefono a terra, quindi arrabbiandosi, dice, che cosa penseranno di me i miei figli. Ma anche nei momenti di sconforto, perché diciamo ci sono i momenti di gioia, come per esempio noi raccontiamo l'immagine del ballo lento con Mamma Rosa sulla nave azzurra, e momenti di sconforto quando lui per esempio capisce che sta per finire il suo ciclo anche dopo le elezioni politiche, le ultime, mentre gli altri festeggiano contenti per il risultato di Forza Italia, lui gela tutti. E io adesso che cosa faccio? Come passerò il mio tempo? Oppure anche negli ultimi giorni proprio di vita, lui vuole il mare, non vorrebbe morire in ospedale, no, e dice, adesso chi curerà le mie piante? Cioè, è tutti i lati di Berlusconi, partendo, come diceva giustamente Vittorio, dalla nostra lente di ingrandimento, dal fatto che noi osserviamo i fatti, e infatti... Diciamo, c'era il portavoce storico di Berlusconi, si chiama Paolo Bonaiuti, che ci diceva fate più danni voi che l'opposizione. Quindi noi avevamo la possibilità di, chiaramente lui non era irrefrenabile, quindi avevamo la possibilità di avvicinarlo. Smettiva anche se stesso. Certe avevamo volte, la possibilità, ogni tanto arrivavano dei messaggini dai vertici, via del plebiscito, quindi era un'informazione molto più... Fluida. Diretta e fluida. Oh, però Berlusconi è stato un personaggio fino alla fine divisivo, no? C'è grande umanità, come ha raccontato adesso Giovanni, anche insospettabile magari, insomma, poi ognuno pensa quello che vuole, però fino alla fine amato e odiato. A 6 mesi infatti dalla scomparsa, lui continua a dividere a metà il paese, cioè è stato un leader fuori dagli schemi, e quindi come tale appunto il 50% lo odia, il 50% non lo ama. Infatti noi ci siamo anche soffermati su un aspetto particolare, cioè lui ci intortava. Quando invitava i parlamentari ad Arcore era per intortarli,
Cioè lui praticamente... E come vi intortava? Ed andava lì e diceva, sì, non ti preoccupare, lo metteva all'oro agio, gli faceva fare il giro con la golf car a Villa Lacettosa, sì, infatti, certo, una volta in Sardegna, li ammaliava, gli faceva trovare queste cose pazzesche, e a un certo punto poi diceva, sì, riusciva quasi a convincere, anzi ci riusciva, perché tu uscivi dall'incontro, ci hanno raccontato, oh, ma alla fine facciamo come dice lui. Personalmente mi è capitato un sacco di volte, quando soprattutto ero più piccolo, diciamo, tra virgolette, lo incontrai una sera, lui aveva il cappello da baseball messo di traverso e la barba, cioè, quindi, sì, aveva la barba. Mi disse, ma hai 2 minuti di tempo nel cortile lì, la guardia del corpo ci aveva fatto entrare, a un certo punto, Presidente, come mi trovi? Presidente, io la vedo veramente male stasera. E lui dice, sì, infatti non ce la faccio più con questi alleati, sono circondato da gente di cui non so che cosa fare. Disse delle frasi forti, sapendo che poi l'avrei data. Ebbi dei problemi perché in quel momento lui era i tempi d'oro, il capo del governo. Aveva forse bisogno di una voce che fosse diversa da quella del suo cerchio. Ma lui puntava sempre sul contatto umano, quindi lui per esempio aveva questa cosa che chiamava per nome anche i giornalisti, anche i parlamentari. Appena sapeva appunto magari il compleanno, li chiamava. Lui aveva l'ossessione di essere voluto bene. Ecco. Lui diceva, mamma, mi volete bene? Oppure prendeva... Però volevo chiedere questo. Era consapevole del fatto che invece era un uomo che divideva, no? E che quindi c'era chi gli voleva bene, ma c'era anche chi lo odiava in maniera, insomma, molto infatti decisa. Il suo cruccio è che cioè, tutti si sarebbero ricordati lui per il bunga bunga. A me raccontò un altro collega, Giovanni in quel caso non c'era perché lui lavorava il giorno dopo, la barzelletta del Bunga Bunga, no? Che poi diede, non sapevamo che avrebbe dato il nome all'inchiesta sulle oggettine. Lui questa cosa la fece impazzire, cioè questo fatto che lui era ricordato per le scene galane e non per Pratica di Mare e non perché appunto voleva ultimamente essere il mediatore per la pace in Ucraina. Questa cosa lo faceva andare veramente fuori di testa. Allora che faceva? Cercava il più possibile, tentava attraverso il contatto anche con noi, appunto di dare un'immagine diversa di sé. E poi in parte ci è riuscito e in parte no, perché poi naturalmente le inchieste giudiziarie hanno continuato a pesare sulla sua storia politica. Però l'uomo di Berlusconi che noi raccontiamo, ecco, molti non lo conoscono, ha fatto anche tanta beneficenza, l'ha fatta anche non sempre per captatio volenze, perché ci credeva, per esempio vedeva... Ci sono anche delle storie, cioè sono delle storie poi alla fine, per esempio c'è la storia per esempio con Fini, che nasce con lui che vuole fare un complimento a Fini, dice ma perché non viene a lavorare nelle mie aziende? Poi chiaramente dopo anni, quando si consuma la frattura con quel che fa i Micacci, il giorno prima loro si vedono a pranzo negli uffici della presidenza della Camera di Fini e Berlusconi spacca un piatto a tavola, quindi irritandosi con Fini. C'è la storia anche con i leader internazionali, per esempio Gheddafi, in una tenda a Sirte c'è Gheddafi che racconta una a una tutte le promesse mancate da parte dell'Italia nei confronti della Libia, arriva a 10, nomina Prodi, Berlusconi ferma Gheddafi, chiede a un collaboratore di fare un'imitazione di Prodi, scappa una risata, c'è il rapporto che tra i due si instaura e poi quel rapporto finisce con quel consiglio dei ministri. Berlusconi nemmeno vuole far cominciare perché dice di aver tradito appunto Gheddafi. È un uomo che chiaramente ha avuto una parabola, diciamo, all'inizio... Dopo il Bunga discendente, chiaramente. All'inizio... dalla morte della madre. Questa parabola discendente è cominciata con la morte, ma è l'unica donna che veramente ha amato, per quello che abbiamo capito anche noi. Ma per voi a un certo punto è diventato difficile avere quel rapporto diretto? Sì, assolutamente sì. E oltrepassare quella cortina che di volta in volta, soprattutto negli ultimi tempi, probabilmente allontanato. Un cerchio magico. Già dalla lettera. Ecco, già dalla lettera. Dalla lettera in poi è cambiato tutto. È cambiato tutto, chiaramente ci sono stati dei filtri, ha cambiato anche... La scorta... Chiudeva ancora di più, quindi non, era difficile avvicinarlo. Era difficile avvicinarlo. Quello. La famiglia a un certo punto ovviamente ha cercato giustamente di proteggerlo, all'ampio raggio, però da quel punto di vista Berlusconi se voleva far traparare qualcosa ci riusciva. Sì.
ripeto, le confidenze con i parlamentari era per noi era un posto senza fine dal punto di vista delle notizie. La passione per i savoiardi e i baci Perugina Rosa? Sì, lui aveva... Noi abbiamo anche cercato... C'è il dettaglio del bacio Perugina Rosa. Sì, lui Rosa. Aveva appunto... Diciamo, era molto goloso, non poteva mangiare. Magari appunto andava in una cena... Allora, controllato H24 anche ovviamente dai medici, quindi lui chiedeva al commensale a fianco, dice, oh, prendi quella cosa, poi magari appunto prendeva, si allontanava, arrivava a lui, sottraeva il piatto oppure magari col bicchiere di champagne, e quindi quando andava ai controlli, controllo i medici, guarda, io non ho preso nulla. Non so perché. Non so perché, aveva un cassetto con i baci Perugina, perché adorava il cioccolato, noi aveva addirittura la Villa della Certosa, lui aveva non solo la pizzeria personale, ma anche la gelateria, e metteva uno scontrino con nome Berlusconi. Quindi aveva tutte queste manie, questi tic. Oltre al vulcano, diciamo. Al vulcano, adesso, per esempio, ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha accolto Sunak a Palazzo Chigi. Berlusconi lo accolse invece a Tony Blair, a Villa La Certosa, con dei fuochi pirotecnici, viva Tony! Quindi, e la bandana poi è la bandana con la madre che si arrabbia, dice, ma perché hai fatto il trapianto dei capelli? Grande fratello praticamente, perché hai fatto l'elicottero, il trapianto dei capelli quando invece sei bello così. Quindi, il suo grande cruccio, la giustizia, no? Il tema giustizia, questo fatto che si è ricordato come dicevo prima per il Bunga Bunga, sì, questa cosa proprio non e il suo rapporto con Alfano? Alfano, diciamo, odio amore. A un certo punto c'è stata questa storia, no? Che non se, poi lui l'ha smesso più volte, del quid, no? Ti manca il quid, eccetera, però Alfano poi alla fine è rimasto molto legato, lui, perché la verità è che Berlusconi umanità, ma sapeva anche essere spietato. Cioè, diciamoci, lui Delfini non gli piaceva la parola Delfino, la diceva, ma non gli piaceva. Una volta mi disse, dopo di me il diluvio, cioè lui si identificava con Forza Italia, era la sua tela di Penelope, la faceva, disfaceva come voglia. In realtà non vedeva nessuno dopo di lui, appunto. No. Con Alfano, per esempio, c'è questo aneddoto, Alfano, ministro della giustizia, va dopo il Consiglio dei Ministri, presenta ai giornalisti questo disegno di legge, no? Sulle intercettazioni. Allora risponde a tante domande, poi alla fine lui esausto esce da Palazzo Chigi, entra in macchina, Berlusconi lo chiama, quindi Alfano era convinto di essere andato benissimo, obiettivamente aveva fatto il suo lavoro da giurista, spiegato in punto di diritto tutto il disegno di legge. Berlusconi invece lo chiama e dice: Angelino, quante volte ti devo dire che davanti alle telecamere si va con la giacca abbottonata? Era un modo per pizzicarlo anche, perché era, lui usava... Questo per criticarti, ti mandava un messaggio politico subliminale, ma non tanto, diciamo. La riforma della giustizia, lui effettivamente, alla fine, è il rimpianto suo più grande. Lui, un senatore, dice, io questa notte ho voluto rivedere Gesù di Nazareth, il film di Zeffirelli, e lui diceva appunto, Ponzio Pilato se ne è lavato le mani, la giustizia a volte può essere crudele, il mio cruccio sarà... è stato quello di non aver riformato la giustizia. Lui, con l'ultimo governo, lui poi a un certo punto accetta che sia Nordio a essere ministro della giustizia, ma gli raccomanda, guarda, mi raccomando, questa cosa la devi fare. Ecco, mi sa che invece... È complicato, parecchio complicato. Dopo di lui, il diluvio davvero, nel senso che un altro personaggio politico così, anche controverso, non c'è. Sì, è difficile. Oppure difficile. La sua eredità politica è difficile. No, è difficile. Adesso c'è Tajani che appunto... Ma anche il profilo extra, diciamo, anche in altre parti politiche. Come lui, insomma, è impossibile. Sì. Allora, grazie a Vittorio Amato, Giovanni Lamberti, una battuta presidente, e ai ragazzi di Via del Plebiscito, quella volta che il Cavaliere, davvero, ve ne raccontano tantissime, fino alla fine, sostanzialmente. Sì. Approfitto, attraverso i due colleghi di agenzia ADN Agi, per ricordare e mandare anche la nostra solidarietà ai colleghi dell'agenzia assolutamente, che sono stati licenziati e quindi insomma invece che sono stati con noi tante volte su marciapiede. Assolutamente, scusami, sì. Se ti disturbo, no, ma questo libro, diciamo, con è dedicato proprio ai giornalisti d'agenzia. Di agenzia, sì, assolutamente, sì. Sì, che fanno un lavoro davvero difficile, complicato, e anche oggi in competizione appunto con un social che magari uno fa un tweet e fa prima, ma poi dietro c'è
tutt'altro lavoro. Grazie, bene. Grazie davvero, in bocca al lupo. Adesso grazie, naturalmente grazie. Noi ci salutiamo, domani Omnibus torna con Edgardo Gullotta. Arrivederci.